Bentornati ad un nuovo appuntamento con Parola Vivificante. Buona visione. Gloria a Dio. Come cristiani ci sentiamo onorati di appartenere a colui che ci ha dato salvezza e vita eterna. Ma dobbiamo pur dire che non tutte le forme di religiosità o di cristianità, come a volte si suol dire, sono delle forme di qualità. Noi come credenti vogliamo tendere a una vita cristiana di qualità. Una vita cristiana di qualità che non si limita o non si contenta alla superficialità. Come cristiani dobbiamo tendere all'eccellenza, dobbiamo tendere al meglio. Dobbiamo non solo avere un interesse per le cose di Dio, ma dobbiamo essere impegnati ad adempiere la volontà di Dio. Perché a volte si confonde l'interesse con l'impegno. L'interesse è diverso dall'impegno e l'impegno è diverso dall'interesse. Ciò che vogliamo noi è sviluppare un forte impegno a favore del Re dei Re, del Signore dei Signori, a favore della volontà di Dio, dell'adempimento del progetto di Dio per la nostra vita e anche attraverso la nostra vita. Purtroppo viviamo in un'era in cui tanti sono interessati a Cristo, ma non impegnati per Cristo. Oggi voglio parlare di impegno, della necessità di un vero impegno, e voglio a te che ti definisci credente dirti sii un cristiano impegnato. E voglio leggere nella parola di Dio un solo verso che troviamo nell'Epistola ai Romani, al capitolo 12, al verso primo, dove sta scritto: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, questo è il vostro culto spirituale. Vedi, impegno significa dedicarsi a uno scopo, dedicarsi a un'attività, significa seguire qualcosa dall'inizio alla fine. Questo è il vero impegno. L'impegno non è soltanto iniziare qualcosa, ma è anche concluderla. È una promessa che si fa e ci si rifiuta di ritirarsi, ci si rifiuta di non mantenerla. Quando si fa una promessa, si prende un impegno, il proprio desiderio, la decisione deve essere quella di portarla a compimento, di adempierla. Pertanto non sarà sempre conveniente, poiché l'impegno è un sacrificio, ma dobbiamo impegnarci a mantenere quello che abbiamo dichiarato e le decisioni che abbiamo preso. Tuttavia, come cristiani, Dio ci ha chiamato e ci chiama a una vita di impegno, una vita di impegno verso di Lui e anche verso gli altri. Ci sono vari esempi nella Bibbia di persone che hanno vissuto il loro impegno secondo la volontà di Dio, e naturalmente considerando queste persone, questi uomini, donne di Dio, possiamo trovare il loro ispirazione, possiamo imitare il loro modo di essere. E io voglio soltanto soffermarmi oggi su due personaggi biblici che hanno dimostrato il loro impegno fino alla fine dei loro giorni. Beh, il primo di questi personaggi è il fedele per eccellenza, il nostro esempio principale in ogni cosa e anche nell'impegno, è Cristo Gesù il Signore. Ha scelto volentieri di venire sulla terra, lasciando la sua gloria, accettando l'umiliazione, accettando la morte, allo scopo di portare salvezza e vita eterna all'umanità perduta. Egli ha mantenuto il suo impegno e lo ha fatto fino alla fine. Sta scritto infatti ai Filippesi, al capitolo 2, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso,
facendo subbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Aveva preso l'impegno di morire per i peccatori al nostro posto affinché noi potessimo ricevere salvezza e vita eterna, e ha mantenuto il suo impegno. Noi oggi siamo frutto della sua costanza, della sua fedeltà, del suo impegno che ha mantenuto fino alla fine. Poi c'è un altro personaggio biblico che possiamo trarre come esempio, possiamo prendere come esempio, e questo personaggio è l'apostolo Paolo. Vedete, questo personaggio è un personaggio che ci dimostra di aver preso un impegno, nel caso di specie verso i gentili, affinché potessero realizzare salvezza, vita eterna, e anche lui ha dedicato la sua vita a mantenere vivo questo impegno, a mantenere questo impegno. Paolo non ha vissuto la sua vita per se stesso, ma ha deciso di vivere la sua vita al servizio di Cristo. Infatti lui dice, scrivendo ai Galati al capitolo 20, sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. La vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Gloria al Signore. Questo è quello che aveva stabilito, deciso Paolo, di vivere per Cristo. Oh, purtroppo ai nostri giorni, dobbiamo pur dire, viviamo in una generazione in cui l'impegno è stato relegato in secondo piano, e a volte questo accade anche nella Chiesa. Difficilmente vediamo e troviamo credenti veramente impegnati, che prendono una decisione e fanno di quella decisione o di quell'impegno lo scopo della loro vita. La verità è che senza impegno, senza autodisciplina, senza determinazione sarà molto difficile raggiungere degli obiettivi che onoreranno Dio e che ti faranno crescere nelle vie del Signore. Quindi, caro fratello, cara sorella, caro figlio di Dio, decidi di essere impegnato, di essere un credente impegnato, che si impegna nei confronti di Dio, dell'opera di Dio, e mantiene l'impegno che ha preso. A volte le persone, dicevo all'inizio, nell'introduzione, confondono il forte interesse per qualcosa o per una causa con l'impegno per una causa, ma c'è una grande differenza tra le due cose. Vedete, un interesse si riferisce alla simpatia per qualcosa, mentre l'impegno implica l'adozione di misure attive per raggiungere uno scopo attraverso anche il sacrificio, attraverso la devozione. L'impegno va ben oltre un interesse personale o una cosa che magari gradiamo. Allo stesso modo c'è una grande differenza tra la decisione di fare qualcosa e l'impegno a farla. L'impegno ci porterà non solo a iniziare un programma o un progetto, ma l'impegno ci porterà anche a portarlo a termine. Oggi molti dichiarano il loro impegno, ma non si impegnano realmente. Il Signore va alla ricerca di credenti che vogliono mantenere il loro impegno fino in fondo. Alcuni non sono abbastanza disciplinati da essere devoti, da essere impegnati nella causa di Cristo, e di conseguenza non riescono a onorare Dio come il nostro buon Padre Celeste desidera. Molte coppie in crisi sono in questa condizione perché hanno preso la decisione di sposarsi, ma poi non si impegnano nel loro matrimonio. Molti ministri, servitori di Dio, naufragano perché hanno preso sì la loro decisione di servire il Signore, ma poi non si impegnano ogni giorno a farlo, e a farlo nel modo dovuto, rimanendo dipendente dal Signore della gloria. Quindi dobbiamo sostenere le nostre decisioni con l'impegno di ogni giorno. Come cristiani, come figlio di Dio,
decisione che abbiamo preso è di seguire Cristo e vogliamo seguirlo fino in fondo. Oh, vogliamo che la nostra vocazione sia la vocazione di tutti i giorni affinché Dio possa essere onorato e innalzato. Quindi concludo ricordando che siamo stati chiamati a una vita di totale impegno verso il nostro Salvatore Gesù Cristo, e il nostro impegno, vero impegno, farà la differenza nel nostro servizio e nella nostra crescita spirituale. Il Signore ti benedica. Grazie per averci seguito. Se non l'hai già fatto, iscriviti ai nostri canali social e condividi questo video con i tuoi amici. Ti aspettiamo alla prossima puntata.